Sottosegretario Baretta, buonasera. Le volevo chiedere come prima Buonasera. cosa, diciamo che questa notizia o questo annuncio di Franceschini è stato accolto con grande gioia a Trieste. Lei cosa pensa invece? Io penso che è stata una uscita fuori contesto e che quindi ha bisogno di un chiarimento. Non credo che la strada sia quella di mettere in competizione i porti dell'Alto Adriatico. Abbiamo già molti problemi di competizione internazionale. Da Trieste a Ravenna è come se fosse un porto unico. E c'è bisogno quindi di una sinergia. Dopodiché, in quest'ottica, se parliamo di turismo, mi sembra che obiettivamente sia difficile pensare che Venezia non sia la prima candidata. Lei ha detto molto chiaramente che anche i ministri possono Sì, sbagliare, sbagliano. no? Da veneziano, diciamo, certo, lei preme perché restino lì, però lei ha una visione anche molto strategica della componente portuale, no, dell'Alto Adriatico, come ci ha Sì. ricordato adesso. Questo crea un caso anche all'interno del Partito Democratico? Ma intanto da veneziano io sono convinto che le grandi navi non debbano più passare per il bacino di San Marco e più presto chiudiamo questa storia meglio è. Dopodiché ci sono più ipotesi in campo che hanno tutte una loro dignità tecnica e credo che la politica dovrebbe affidarsi ai tecnici perché decidano la soluzione più seria dal punto di vista delle compatibilità ambientali di un equilibrio così delicato come la laguna. Premesso quindi che le navi restano a Venezia, il come e con quale soluzione portuale deve essere una soluzione di alta serietà e rigorosità tecnica. Sì, è chiaro che apre un problema all'interno del Partito Democratico e io quindi penso che a questo punto sia necessaria una riunione anche di carattere nazionale e che coinvolga sia il partito e sia anche i ministri interessati. Diciamo che la sensibilità del ministro Franceschini è legata ovviamente a tutta la partita dei beni culturali, però il ministro Del Rio è competente per la Esatto. parte infrastrutturale, credo che a questo punto insomma Cioè sia decide bene Del che Rio, non decide Franceschini, insomma. decide il governo complessivamente inteso, ma secondo la mia opinione dovrebbe decidere appunto chi se ne intende dal punto di vista tecnico. In ogni caso, quello che conta a questo punto è che ci faccia un chiarimento e si discuta di strategia per l'intero bacino dell'Alto Adriatico. Voglio dire, c'è anche Chioggia, no? Che dice c'ha un porto e dice beh, potrei essere della partita. Allora non c'è. Porto commerciale, porto turistico, ce n'è a sufficienza per non pestarsi i piedi e costruire delle sinergie. Diciamo, senta sottosegretario, non so se ha voglia di entrare in questa partita, però in qualche maniera può essere che il governo Franceschini sia entrato dopo la sua visita a Trieste nella campagna elettorale triestina, forse in qualche maniera, annunciando questo scenario? Ma guardi, non lo so, penso che scelte di questo tipo hanno, diciamo, un respiro così strategico che travalicano, sarebbe ben, meno non corrisponde certamente allo stile di Franceschini, che io conosco bene e stimo, quello di annunciare una scelta strategica solo per i prossimi 6 mesi. Credo che abbia un'opinione che è anche legata al flusso dei traffici veneziani. Dei flussi turistici, che Venezia sia una città, diciamo, con grandi problemi legati al turismo è tutto evidente, però a maggior ragione io penso che a questo punto bisogna fare una discussione coraggiosa dal punto di vista del quadro complessivo, almeno dell'Alto Adriatico, e se vogliamo discutere dei flussi turistici sicuramente lo dovremmo fare. Senta, sottosegretario, ma il governo Renzi ha un progetto, un'idea per Porto Vecchio o no? Che lei sappia, diciamo, lei segue molte questioni, non so se. Ce le hanno sicuramente i triestini. L'anno scorso io stesso ho appoggiato nella legge di stabilità
come governo ho dato l'ok al passaggio del Porto Vecchio dal demanio al comune, perché ritengo che sia una grande risorsa che va valorizzata. Il Porto Vecchio è davvero una bella infrastruttura e la sua modernizzazione già avviata è fondamentale per l'economia di Trieste di sicuro, ma non solo. Ma proprio per questo è necessario che a questo punto mettiamo insieme tutte le risorse e discutiamo seriamente. Non è che se facciamo competere il Porto Vecchio con la Marittima come se fossero due soluzioni incompatibili tra loro, il risultato temo che perdiamo tutte e due. L'ultimissima cosa, non so se ha visto, Celentano ovviamente ne ha approfittato, ha detto lontano i mostri da Venezia, nonostante non bisogna dare retta alle palle che dice l'ipocrita Zaia sui posti di lavoro. Si perderebbero posti di lavoro o no? Che si perdono posti di lavoro è assolutamente certo. È chiaro che il valore dell'ambiente e anche del futuro degli ecosistemi valgono quanto la tutela del lavoro, che in quel caso andrebbe ritrasformato. La verità non è soltanto che è un problema di lavoro, è un problema, ripeto, di economia generale. Non possiamo discutere solo di grandi navi un giorno, il giorno dopo di flussi turistici, il giorno dopo di porto commerciali e così via. Dovremmo discutere tutto insieme.